Ciao! Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle che mi hanno fatto gli auguri, che hanno capito la situazione, insomma, sanno che la mia assenza a volte è perché è difficile. Difficile a volte fare le cose più semplici, figuratevi stare, insomma, a fare video, a non avere il muso lungo, quindi. Va bene, iniziamo subito. Video spero, insomma, non sia tanto lungo. Video sui regali di Natale. Scusate ragazze, ma sicuramente mi sto influenzando, quindi non so, la mia voce sta perdendo tonalità. Allora, regali di Natale. Voi sapete che quest'anno è stato un Natale diverso, diverso perché c'era qualcosa che mancava, ma ci sarà sempre. Però comunque abbiamo cercato di passare un Natale sereno e tutti uniti e facendoci anche qualche piccolo pensierino perché è una tradizione, l'abbiamo sempre fatto e sono sicura che lei da lassù sarà felice di questo. E niente, iniziamo subito. Vi mostro il regalo. Non vorrei dire più gradito, perché comunque tutti i regali che mi sono stati fatti col cuore, molto molto pensati, perché ovviamente i miei fratelli, i miei cugini mi conoscono bene. Ma il libro che sto amando, il regalo che sto amando appunto è un libro. Ed è il nuovo libro di David Grossman, Caduto fuori dal tempo. Allora, io amo quest'autore, un autore di cui mi sono innamorata follemente e che mi aveva consigliato la mia mamma. È difficile, per una come me. Scusate, ogni tanto va e viene la luce, ma qua sta preparando un bell'acquazzone. Dicevo, è difficile per una come me che era abituata a scambiarsi tutto ciò che un libro poteva regalare, risate, dubbi, emozioni con mia madre. È difficile leggere e pensare quanto vorrei dire, quanto vorrei raccontare a un'altra persona che non c'è, quello che leggo. È difficile, cioè veramente sto avendo difficoltà, però questo libro è bellissimo, questo libro non a caso parla di lutti. È un libro molto particolare, ve ne parlerò poi approfonditamente, insomma, più là, perché non l'ho finito, ma Grossman, insieme ad Allende, insieme a Stephen King, sono degli scrittori contemporanei che non mi deludono mai. So che troverò sempre qualcosa in più, anche rileggendoli, quelli che ho già letto, che ho già amato. So che riprendendoli con nuovo entusiasmo riscopro cose già amate, ma anche cose che non avevo colto alla prima lettura, alla seconda. Quindi questo è il libro che mi ha regalato mio fratello, è più piccolo dei miei fratelli maschi. Sa quanto amo questo autore, insomma, grazie. Poi un altro mio fratello, il più grande dei maschi, mi ha regalato un set, diciamo, che ho apprezzato tanto, sicuramente avrà avuto qualche consiglio, ma comunque apprezzatissimo ovviamente. Ed è esattamente questo set composto da, se si può chiamare set, una crema mani e un burro di karité. Allora, della marca Omnia Botanica. Allora, li sto utilizzando chiaramente da poco, essendo regali di Natale. Però, in primis,
100% naturale, 100% bio, esatto, è esattamente così, perché mi sono andata sul bio dizionario, insomma, ho fatto una ricerca. Questo è l'INCI, ma vi posso garantire che è tutto verde, soprattutto i primi. Ah, dimenticavo, questa è una crema mani. Oggi sono un po' fuori fase, ragazzi, scusate, perché è da molto che non giro. Comunque, è molto, 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 molto buona. Io, chiaramente, è da poco, quindi sono prime impressioni, ma sono comunque impressioni ottime. Qua il buio cala, sembra che un film horror. Di più di così non posso fare. Veramente sbuca la mia faccia. Abbiate pazienza. Spero che almeno i prodotti si vedano. Sì, dai, i prodotti si vedano. Cerco di spostarmi un po'. No, non cambia molto. Quindi una crema mani al burro di karité che sto utilizzando. Voi sapete che io comunque ho le mani molto secche, quindi mi serve qualcosa che idrati moltissimo. Questo invece è proprio un burro. È proprio il burro puro. Chiaramente molto, molto, molto idratante. Lo sto utilizzando nei piedi, nelle zone secche e a volte anche nelle mani perché comunque tendo ad averle molto 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 bisognose di idratazione. Niente, quindi questo regalo che mi ha fatto il mio fratello più grande è molto molto gradito. Comunque poi vi farò sapere in seguito se mi sono trovata bene, se insomma le prime impressioni positive sono, insomma, saranno positive poi nel tempo. Secondo me sta per piovere. Poi, regalo molto molto gradito che non mi aspettavo è questo smaltino della Essie. Ed è esattamente quello che indosso. Leggermente più chiaro dal vivo. Allora, smalto Essie, regalato dal mio cuginetto, che saluto perché so che mi segue, tanto da tempo. Ed è precisamente il 270 e si chiama The Lace She's On. Un bellissimo colore. Io adoro il fucsia, quindi lui va sul sicuro. È una fantastica, fantastica resa, una stesura buona, il pennellino è piatto. Non è né larghissimo né strettissimo, una via di mezzo perfetta, permette comunque una stesura molto buona, colore pieno dalla prima passata, per ora sta reggendo abbastanza bene. Poi, regalo della mia sorella, la mia sorella che è arrivata da noi con l'accento bolognese, è una palettina. Ed è precisamente una Pop Art, la numero 04. Dovrebbe esserci scritto da qualche parte, sì. Un piccolo, 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 no, non lo vedrete mai. Comunque la numero 4 era quella che comunque a me piaceva, perché ha veramente dei colori fantastici. I colori che comunque io utilizzo di più. Ragazze, comunque, questi ultimi due, allora, uno è un nero e uno un marrone caldo, ma gli altri riuscite a capirli. Allora, utilizzata chiaramente questi giorni e mi sono piacevolmente stupita perché avevo sentito delle recensioni non molto positive su queste palettine, poca scrivenza. Allora, io sinceramente con questa, che è la numero 4 appunto, non ho di questi problemi. Tutti i colori, dal più chiaro al più scuro, hanno una buonissima scrivenza. Vi farò chiaramente una review dettagliata perché la sto usando veramente da pochi giorni. Però comunque la scrivenza è buona, la durata anche chiaramente con un primer, ma io il primer, che sia un correttore, che sia un primer, lo uso sempre. Mi piacciono molto, sono dei colori pieni e niente, mi è piaciuta tanto, veramente una bella palette. Poi non ce l'ho qua con me perché ce l'ho dentro la borsa e mi sono dimenticata di toglierlo. Mia zietta cara mi ha regalato un bel portafoglio. Viola, anche qua, anche esso di Carpisa, ve lo mostrerò successivamente quando farò il What's My Bag. Ne avevo bisogno, sinceramente. E ha scelto un colore viola bellissimo perché io adoro il viola. Niente, piccoli acquistini che ho fatto io mentre insomma facevo regalini ai miei familiari sono esattamente questo paio di ricchini che ho preso da Bijou Brigitte, anche se sinceramente
Bijou Brigitte ha sollevato un po' il prezzo dei suoi articoli e secondo me non valgono. Questi orecchini, ho pagato 10 euro, secondo me non valgono. Niente, poi chiaramente io mi sono fatta il regalo. Ci sto pensando alla Naked 1, ma insomma, sono tutti ipotetici sogni che abbiamo tutti noi. Poi, due rossettini che ho preso proprio mentre ero, insomma, mi facevo distrarre dagli acquisti, sono esattamente quello che indosso, che non rende niente, perché con questa luce è veramente terribile. È questo. Poco, sicuramente poco invernale, poco natalizio, ma è un bellissimo fucsia ed è il 160 della linea della Maybelline Superstay Lipstick Shock 14 ore. Allora, ragazzi, io non so se questo rossetto lipstick duri 14 ore, ma sicuramente ne dura tantissime. È il rossetto più, quello che veramente dura di più, ragazze. Non secca le labbra. Adesso, e guardate che colore meraviglioso è bellissimo, lo sto utilizzando parecchio, soprattutto la sera. E veramente mi sta dando parecchie, parecchie soddisfazioni, perché è lì, rimane lì dove lo mettete. Approfittando di uno sconto nello stand Shaka, che ha portato delle novità fantastiche, tra cui anche dei pennelli, vabbè, forse ci farò un pensierino, trovavamo i rossetti di questa linea, insomma, la linea, ce ne sono credo due linee, una matte e una creamy, appunto con questo packaging molto carino nero che si svita così e poi prelevate appunto il prodotto. Allora voi direte: ma che ci fai vedere? Allora, questo è della linea, e il numero ve lo dico subito, si dovrebbe essere scritto, è della linea creamy, del rosato lipstick, numero 18. Allora, è molto nello stick sembra molto molto scuro. In realtà, quando poi andiamo a stenderlo, è questo fantastico borgogna che secondo me assomiglia parecchio a Rebel di MAC, ma sicuramente qualcuna di voi che ce l'ha potrà dire di più. Purtroppo io non ho la MAC in Sardegna non c'è, quindi insomma ci dobbiamo adeguare, trovare dei dupes molto molto interessanti. 2 euro. Creamy l'ho preso anche matte, chiaramente quello matte dura di più, ma hanno un finish fantastico. Quello matte chiaramente tende leggermente a seccare, ma il finish è quello. Quello creamy invece è fantastico, dura un po' meno, ma comunque sono fantastici, idratanti, veramente veramente carini. Se avete la possibilità di andare a dare un'occhiata allo stand Shaka, secondo me, insomma, fate degli swatch, perché veramente poi, insomma, dal vivo rendono di più. Niente, ragazze, questi erano i miei regali di Natale. Ce ne sono anche tanti altri, completini intimi, abbigliamento, insomma, eccetera, eccetera, qualche soldino. Insomma, era un video giusto per riapparire, dopo le mangiate che, insomma, ci hanno messo a terra un po' tutti. Le bevute no, perché io sono quasi astemia. Niente, ragazzi, io saluto tutte, saluto Fede, saluto Roby, saluto Annalisa, Roberta Ame, veramente veramente tutte. Alessia, a cui mando un bacio grandissimo perché è divertente, fantastica. Federica lui e la sua bimba adorabile. E tutte quante, tutte quelle che si sono iscritte, quelle che mi seguono e che mi hanno fatto gli auguri. Auguri di buon anno, sperando di riuscire a girare il video del trucco di Capodanno, anche se non credo che con questa luce, vabbè, vediamo cosa posso fare. Comunque vi auguro una buona giornata e a presto.